Nel corso della giornata di ieri a Comiso i carabinieri della locale stazione hanno effettuato numerose perquisizioni personali e domiciliari nel centro cittadino finalizzate a contrastare attivamente la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente, soprattutto tra i giovani nei luoghi di loro principale aggregazione. L'attività, conclusasi positivamente, ha permesso di arrestare un giovane straniero 25enne con precedenti penali, sorpreso con cocaina e hashish. L'atteggiamento nervoso e agitato del ragazzo durante un normale controllo nelle vie limitrofe alla piazza principale della cittadina ha subito insospettito i militari che lo hanno perquisito, rinvenendogli addosso circa 23 grammi di hashish suddiviso in stecchezze e un grammo circa di cocaina suddiviso in due dosi, il tutto pronto per la vendita al dettaglio degli assuntori del luogo. La droga così rinvenuta è stata sottoposta a sequestro penale. È scattato l'arresto in flagranza di reato per il 25enne che, dopo essere stato condotto presso la caserma di via Leonardo Sciascia, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ibleo, dottor Francesco Riccio, dinanzi al quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente sequestrata invece è stata inviata al laboratorio di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa al fine di stabilirne il principio attivo e il numero di dosi che ne sarebbero state ricavate.